Voi come immaginate il futuro Alfa Romeo? A prescindere dalla risposta, la certezza è che questo marchio ha bisogno di nuove auto, possibilmente belle come la Giulia, ma anche di un piano industriale sfidante e allo stesso tempo credibile. Ecco, l'Alfa Romeo dell'era Stellantis questo piano lo sta disegnando all'interno di questo edificio e sono qui per incontrare la persona che metterà la firma sul futuro del biscione. Eccoci. Benvenuto Alessandro. Buongiorno, grazie. Benvenuto a casa. Grazie. Benvenuto a casa Alfa Romeo. Non avevo dubbi. La nuova piccola sede di Alfa Romeo, la nuova startup di Alfa Romeo, anche con una bici. Con una bici. E questo è il famoso open space dove lavora il cuore pulsante, il cervellone sì, della nuova Alfa. Sì, per essere concreto abbiamo la squadra che gira. All'Alfa Romeo. Bon, per esempio abbiamo il nostro amico che è sulla Formula 1 okay. In quel momento. Abbiamo Gabriele che sta responsabile del controlling mondiale del marchio. Okay. Abbiamo qua la parte marketing e brand content. Okay. Francesco Calcare, Sergio, brand content, che accanto a la comunicazione con Alessandro e la squadra. Vieni con me, abbiamo voluto avere un universo dove respiri la storia dell'Alfa Romeo, la sportività di Alfa Romeo, lo design di Alfa Romeo. Quindi tutto questo arredamento chiaramente sì. Serve per ispirare un pochettino l'ambiente di lavoro. Sì, hai bisogno di un po' di fan, di ispirazioni, di sapere la tua storia e anche dei momenti dove abbiamo lavorato con i carrozzieri. Abbiamo lavorato con Zagato, come lo sai, abbiamo lavorato con Bertone, abbiamo lavorato con Pininfarina, questa fa parte di un patrimonio fantastico, capisci? Quindi controlling, marketing, comunicazione e anche prodotto, ovviamente, perché come lo sai stiamo preparando il futuro. Chiaro. E abbiamo con 4, 5, 10 persone, chi sta preparando per esempio il tonale. Ok. Chi sta preparando il prodotto, i prodotti futuri. Che non si possono dire. Non si possono dire. Ma poi io qualche domanda gliela faccio. Ovviamente. Ma quindi, non possiamo passare questa porta perché dopo c'è il design e ci sono alcuni progetti che non posso per il momento mostrare. Okay. In tutto qui quante persone lavorano? 49. 49. Punto. E qui si definisce quello che è poi 100% il piano. Dell'azienda. Quindi mi cambia molto rispetto a una storia precedente, certo. Ma è fantastico perché ci sono 49 kamikaze che non hanno paura di nulla e c'è un clima molto, direi, positivo, sempre, ovviamente lavorando molto perché abbiamo tante cose da fare, okay. Ma in uno spirito positivissimo. Chiaro. Quindi benvenuto nella startup Alfa Romeo. Grazie e io adesso però ho qualche domanda e magari la facciamo fuori così ci togliamo okay. La mascherina. Direi che ci possiamo togliere la mascherina, la distanza c'è. Che veramente... Ribongiorno. Ribongiorno, ma è davvero difficile lavorare in queste condizioni mascherate per tutte queste ore. Quindi lo smart working è comodo anche... Anche per questo. Anche per questo, assolutamente. E allora, volevo partire un po' da una domanda più sulla persona, perché io da addetto ai lavori la conosco, perché chiaramente facciamo interviste, ci si incontra alle conferenze stampa, eccetera, ma volevo... far raccontare un po' lei e presentare lei a tutti gli appassionati e le persone che seguono con attenzione il marchio Alfa Romeo, perché secondo me la figura di un top manager quando c'è un cambiamento così importante in un marchio è molto importante. Quindi lei è Monsieur Alfa Romeo, possiamo dire. Adesso sì. Però ha anche un cognome un po' italiano, quindi se lei si dovesse presentare in poche parole. Il bisnonno è nato a Gaeta. Ah, pure la mia compagna è di Gaeta. Nel Lazio? 1854, nato a Gaeta, quindi italiano, marinaio. Ah, ecco. È andato in Francia nel 1904 e dopo la famiglia si è sviluppata. E sono il primo, direi, expatriato francese di ritorno in Italia dopo un'esperienza che conosci nell'automotive, un po' dappertutto.
sono nato in una famiglia di appassionati di Alfa, perché come te l'ho già detto, penso, Giulia, Alfetta, GTV, GTV V6, questa è la storia della mia famiglia e dell'inizio della mia vita, semplicemente con una famiglia di appassionati di motori, di tutto, trattore, bike, macchine dall'inizio. E ovviamente non potevo non lavorare in questo ecosistema, direi. Quindi ho raggiunto Peugeot e ho fatto la mia carriera, e dopo 5 anni come amministratore delegato di Peugeot ho ricevuto una chiamata da un certo Carlos T. Mi ha detto: Jean-Philippe, dopo 5 anni di Peugeot andiamo in Italia? Risposta: sì. Per fare cosa? Alfa Romeo? Risposta: sì, immediatamente. E hop, jump. E mai si sarebbe aspettato, poi penso, prima di Stellantis, prima di, diciamo, della scommessa Stellantis, di arrivare a lavorare? Sono fortunato, lucky guy, perché abbiamo fatto Stellantis. Allora mi ha aperto l'opportunità di raggiungere questo paese fantastico, il marchio di più, quindi per me è un bel momento. Lucky guy, ma anche car guy, come ci piace a noi giornalisti definire le persone che sono molto, cioè che nascono nel mondo dell'auto e sono anche appassionate, perché lei è chiaramente un appassionato, che non è scontato, e forse uno dei, come dire, delle critiche che spesso si sentono dire dal popolo, di chi segue un po' di più il mondo dell'auto, per i marchi emozionali, soprattutto come Alfa Romeo, è che magari hai dirigenti non sufficientemente appassionati di prodotto. Secondo lei qual è il giusto balance fra passione e ragione poi di business? Quanto è importante la passione per fare la differenza? Questa è la parola chiave, perché ho visto su LinkedIn, su alcuni Twitter, eccetera: Jean-Philippe, Alfa Romeo è una storia di passione, unicamente di passione. Sì, ragazzi, ma non unicamente. Passione più razionalità, perché dobbiamo preparare i 50 anni che arrivano per Alfa Romeo. Non i 2 anni, non i 6 mesi, dobbiamo preparare i 50 anni. Per fare questo dobbiamo fare 2 cose. Uno, ovviamente la storia, ovviamente la passione, ovviamente il prodotto, ovviamente. Ma anche riflettere cosa vogliamo per Alfa Romeo in 2030. Cosa vuol dire Alfa Romeo in 2030? Cosa vuol dire un Alfa Romeo elettrificato, by the way? È questo che dobbiamo fare. Quindi, io sono un matto di macchine, lavoro la settimana e il weekend sono in pista con alcuni colleghi, un po' dappertutto, quindi è la mia vita e non cambierà mai. Ma devo avere la responsabilità di preparare il futuro. Quindi in quel momento, con la squadra che avete visto, negli ultimi 3 mesi abbiamo scritto il piano prodotto di Alfa Romeo di 5 anni. E stiamo lavorando su cosa vuol dire un Alfa Romeo del futuro. Lo state decidendo, possiamo dire ancora, perché ancora è... Chi l'ha definito, direi, a livello... direi globale, è il trend del CO2 imposto e deciso da Comunità Europea, regulation, esatto. Meno 60% al 2030. Quindi quando scrivi questo, più o meno alla conclusione, Alfa Romeo deve girare elettrificato, ma all'Alfa Romeo, nel senso che cosa vuol dire il suono Alfa Romeo elettrificato? C'è tutto uno studio che immagino... Cosa vuol dire la vibe Alfa Romeo elettrificata? Ma è qualcosa di fantastico da studiare anche, perché qual è la mia missione Alfa Romeo elettrificata? Risposta 0 a 100 in 3 secondi, punto. Ma lo dobbiamo mettere in pista. È un momento, un cambiamento epocale, ma se lo fai con una squadra che conosce perfettamente l'Alfa Romeo, la storia, lo spirito, se lo fai così con i designer, sono sicuro che puoi uscire con qualcosa di molto appassionante. A cominciare dalla tonale, sì, che arriverà, ormai l'abbiamo già scritto anche noi, insomma lei l'ha ufficializzato in altre interviste, insomma è il 2 giugno, 4 giugno. Sì, insomma, 4 giugno, sabato 4 giugno. Già previsto tutto quanto. Questa è un'altra cosa molto importante e che mi sta colpendo, ho detto lavori positivamente, come dire, precisione delle previsioni, che forse è una cosa che è mancato tanto a questo marchio, che, su cui sono state fatte tante promesse nell'ultimo decennio, ma spesso e volentieri non sono state mantenute, anche perché è difficile mantenere le promesse, sì, e rendere sostenibile. Ho bisogno di pianificare,
perché siamo in un mondo industriale. Quindi non fai una macchina in 2 giorni, come lo sai perfettamente, eh? Si parla di 3-4 anni. Ma no, se non sei chiaro nella tua testa per fare la scommessa 3 anni o 4 anni, non puoi lavorare, nel senso che cosa abbiamo fatto? Abbiamo scritto un piano prodotto 5 anni e ogni anno arrivo da voi, da te, e presento il piano dell'anno che arriva. Boh. Ma ho bisogno di questa visione, perché se no non puoi, sei sempre a breve, sei sempre in fretta, sei sempre lavorando sul pezzo, non sei al livello giusto di convergence qualità che hai bisogno di avere per poter girare Alfa Romeo. Quindi abbiamo scritto fino a 2026, ha visto che anche Carlos ha parlato di 10 anni, per il momento io ho 5 anni, per essere molto trasparente con lei. 2026-2030 per il momento non ce l'ho, perché per Alfa Romeo il coso che ho è quanto tempo, qual è il ritmo per affrontare il cambiamento epocale che è da noi, senza perdere la storia. Quindi 5 anni ci siamo, 26-30 devo lavorare un po' con la squadra, ma i 5 anni che arrivano ci sono scritti e anche, come l'ha detto Carlos, funded, nel senso finanziati. Okay. Ho lavorato così in Peugeot, ha dato un po' di risultati. E lo vede, il mercato è... Proviamo di fare un processo, ovviamente non è lo stesso marchio, assolutamente no, ma la pianificazione è fondamentale nel nostro mestiere. Assolutamente concordo, perché insomma, vedendo da osservatore di mercato, è quello che fa la differenza nel successo poi dei gruppi automobilistici, soprattutto in una fase così complessa, sì, in piena di variabili. Perché si parla di electrification, ma non unicamente. Eh no, certo. Connectivity, autonomia, livelli di sicurezza attiva, passiva. Quindi quando aggiungi tutti questi punti, devi, se non sei in 5 anni di pianificazione, se è molto difficile anche per reagire, non è possibile. Tornando al marchio, da addetto ai lavori ma anche appassionato, perché poi insomma, poi italiano, io il marchio Alfa Romeo saranno almeno 15 anni che dico c'è un potenziale inespresso incredibile che non si è mai espresso a dovere. Ora che lei ha conosciuto il marchio dall'interno, questo potenziale l'ha misurato, e secondo lei qual è il potere di Alfa Romeo come brand nel mondo, che ovviamente si dovrà esprimere con il suo piano industriale? Sono stato colpito della, come si dice in inglese, si dice l'awareness. Alfa Romeo è conosciuta dappertutto. Il livello di conoscenza di Alfa Romeo fuori di Europa, noi parliamo d'Italia, parliamo di Stati Uniti, conosciuto dappertutto. Parliamo di Cina, conosciuto dappertutto. Giappone, non è che ho ricevuto 88 contratti di GTA, Giappone. Non hanno visto la macchina, non hanno toccato la macchina. Abbiamo lanciato la macchina, 88 contratti. Quindi sono colpito dell'effetto notoriety del marchio. Quindi questo è un assetto fantastico. Se siamo seri, nel senso qualità, regolarità dei lanci, è un prodotto all'altezza delle aspettative dei clienti, non ho nessun dubbio, facciamo un sviluppo di Alfa Romeo all'altezza delle due fantastiche macchine che ho, Stelvio e Giulia, attuale, assolutamente senza dubbio per me, perché non ho visto mai questo impatto di brand nella mia carriera prima di essere con Alfa Romeo. Alfa Romeo è la nobiltà sportiva italiana da 1910, è questo Alfa Romeo. E tutti quanti lo sanno nel mondo, 350 club. È veramente, ragazzi, impressionante. E quando vado sull'internet, perché sono sempre sulla rete, direi, ma il livello di reattività, di appassionati, immediato,
immediato, un colore che cambia, una dichiarazione, un qualcosa anche sbagliato nel ufficiale diventa un pieno di commenti, capisci? È molto interessante. Io sono lieto di avere questa, come dire, squadra, tribù mondiale. E per me è un asset fantastico. Ed è un bel challenge poi non deluderla. Servono i prodotti, servono le macchine, sì. Ovviamente l'unica che avete, come dire, ufficializzato, perché giustamente non si può svelare troppo, no. è la Tonale. Le altre arriveranno, sì. Nei 5 anni si può dire quante potrebbero essere? No. No? Ma devi sapere che come si dice, la regularity dei lanci sarà parte della disciplina che avremo noi. Nel senso che non voglio buchi, voglio qualcosa di regolare, voglio qualcosa di organizzato e voglio coprire da un lato i segmenti più utili alla performance economica di Alfa Romeo e on top sviluppare il quadrifoglio con il livello giusto di performance. Quindi abbiamo da fare due cose in parallelo. Punto uno, proteggere il marchio sviluppando i prodotti che abbiamo bisogno sui segmenti giusti per avere il livello di performance economica che abbiamo bisogno. E on top, il piacere col quadrifoglio che vogliamo anche proteggere. Per esempio, quando ti metto un quadrifoglio su una macchina o quando mettiamo Auto Delta su una macchina, vuol dire che non si scherza a livello performance e features. E ci sono tanti oggi nella squadra che, e hanno ragione, che proteggono questa storia. E per dirti, nel Stellantis Group ci sono 14 marchi, quindi dobbiamo controllare che non facciamo delle overlap, direi, di un marchio all'altro. E quindi per rappresentare Alfa Romeo come visione cliente abbiamo mandato il ragazzo che ha più o meno sviluppato il progetto GTA, per dire, perché anche se facciamo non sempre GTA, perché i clienti non aspettano unicamente GTA, no, ovviamente abbiamo, certo. È il lato razionale che dobbiamo anche coprire, hanno bisogno di una touch, un qualcosa. E lui si chiama Fabio Migliavacca, by the way, è uno che ha detto io vado e rappresento l'Alfa Romeo nella specification delle delle cose che fanno la differenza tra Alfa Romeo e gli altri. E ovviamente siamo molto contenti perché lui rappresenta l'Alfa Romeo nella Stellantis Group e noi profittiamo del fantastico catalogo tecnologico di Stellantis. Per servire l'Alfa Romeo da solo non lo posso fare, capito? Cioè, la forza solo, del gruppo. La forza del gruppo è che quando hai un gruppo di 150 miliardi di fatturato con 28.000 ingegneri nel gruppo, ovviamente hai accesso a un catalogo di innovation che è molto, molto più importante che da solo, dove non puoi anche sviluppare. Figurati il costo del sviluppo di questo cambiamento epocale che abbiamo da gestire. Non sarebbe possibile da solo, quindi sono molto contento di essere con loro. Certo. E a proposito di strategie di gruppo, una cosa che mi ha colpito poi negli ultimi tempi di Stellantis è proprio come Stellantis come strategia si ispiri al passato in senso positivo, in senso buono. Adesso di questi giorni è la presentazione della Opel Manta come concept, ma anche Peugeot, avete fatto l'iLegend e quant'altro. Ecco, immaginando Alfa Romeo, qual è il modello che lei farebbe rinascere? Il primo modello che farebbe? Il problema con Alfa Romeo non è di scegliere, capito? È di scegliere. Io personalmente, parlando del design interno, sono sempre stato colpito della GT. Della GT 1970-71, la 1650, è un qualcosa che mi ha dall'inizio preso. Ma ci sono tante cose, la 8C, la 6C, la Zagato,
tante cose. Allora, quando facciamo un concept, quando entro in un concept con il design, per me, il concept ha due motivi. Uno, dare ai designer la possibilità di mettere sul tavolo tutte le idee che hanno per costruire il futuro. Uno, ma non unicamente. Un concept ti dà una forma di preview di un dettaglio, un qualcosa che trovi dopo, due anni dopo, su una macchina. La Peugeot, quando abbiamo fatto l'Instinct, Ginevra 2016, annunciava il lighting della 508. La Fractal, anni fa, annunciava cosa? Il light cockpit del 3008 che hai trovato dopo sulle macchine. Non è il stesso marchio, non è la stessa storia, ma per me il concept è un strumento di lavoro, non è un prodotto marketing, è la toolbox che ho per dire, un giorno si disegna la nuova Giulia, la nuova Stelvio, la nuova non so cosa, devo trovare dentro alcuni elementi di una roba che avrai visto entro un anno o due, perché ti dà la strada, ti dà la vision, ti dà cosa vogliamo fare entro 10 anni. Possiamo dire che tornerete a fare concept car con Alfa Romeo? Sì, 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 ovviamente. È uno strumento, è uno strumento di lavoro, quindi ovviamente sì, monsieur. Virtuali e fisici, perché ovviamente concept car è uno strumento di lavoro. Questo è interessante, perché poi è da un po' di tempo che non si vedevano in generale nell'ex gruppo FCA dei concept, e sono d'accordo che sono strumenti... È fondamentale, perché mi aiuta. Quando vedo la reazione dei ragazzi, enfin dei ragazzi, della tribù, della crew, della team mondiale Alfa Romeo, mi dà la sensazione questo sembra funzionare, questo no. C'è una reazione emozionale e su questo va bene, quindi mi aiuta molto, perché dopo anche la squadra dei designer deve aggiustare, darsi conto di come gira. Per me è uno strumento fondamentale, l'esterno e l'interno, non unicamente esterno, certo. Anche la sorta di customer experience che hai all'interno per Alfa Romeo fondamentale, quindi ovviamente che avremo concept car, ovviamente. E anzi, beh, poi sull'interno ci sarà davvero tanto da fare. Ha sì. Citato Giulia e Stelvio, che sono due macchine, poi vabbè, nell'ultima settimana si parla tanto della Giulia GTA, perché è fresca sì. Di lancio. Mi ha colpito, noi abbiamo mandato un nostro tester più giovane che aveva provato anche l'M3 ed è rimasto incredibilmente colpito da come un progetto con 4-5 anni sulle spalle fosse più competitivo e bello da guidare secondo il suo punto di vista. Poi faremo altri test sicuramente, ma veramente fra gli addetti ai lavori, lo sa meglio di me, la Giulia è un'auto, grazie, la Giulia Quadrifoglio è un'auto che piace tantissimo e mette d'accordo tutti. È un progetto valido, può avere un futuro, un'evoluzione in questo, perché il powertrain ora lei l'ha conosciuto poi da vicino. Intanto le chiedo, se è rimasto sorpreso anche lei quando ha provato sì. La macchina, quando l'ha conosciuta? E come si può, in questa prospettiva di elettrificazione, in cui chiaramente le scelte sono anche dettate dalla tecnica, c'è margine di evolvere queste? La domanda che mi fa è: la GTA è l'ultima, sì o no? Più o meno. Perché ho ricevuto tanti messaggi, Gianfilippo, ma è l'ultima, è finita la partita, eccetera, eccetera. Boh. Ma è una curiosità anche tecnica, perché non ho idea di come cosa si possa fare su un pianale. La Giulia è una macchina fatta da un confronto tecnologico fantastico, peraltro di un investimento tecnologico fantastico. Quindi per me, fino a quando non ho un problema fondamentale di omologazione, fino a quando non ho un problema fondamentale, un qualcosa che non posso superare perché è un muro di centinaia di milioni, non vedo perché non posso sfruttare questo fantastico
assetto storico. Okay. Ma nel frattempo devo passare i muri omologativi e devo anche dare una visione Alfa Romeo. Alfa Romeo non vuole più essere indietro. Alfa Romeo è sempre stato, come si dice, forerunner in inglese. Diciamo, c'è un lato sempre davanti, e quindi in termini di electrification, in termini di connectivity, in termini di devo essere con gli altri nel match, non dietro. Quindi ho una gara da iniziare, che è la gara tecnologica, e in più il piacere che abbiamo tutti a guidare quella GTA. Quindi è viva e rimani viva. Se un giorno, per un motivo, qualsiasi il motivo, devo dire ragazzi mi fermo perché non possiamo e o non vogliamo, allora vi dico immediatamente e lo farò in un modo molto trasparente, senza nascondere niente. Per il momento GTA 500 macchine nel mondo, né una in più, dal 1 al 500, punto, basta. Dove siamo? Intorno a 406 contratti, rimangono quindi alcuni, e lanciamo questo mese. Quindi secondo me le 500 saranno vendute a breve, e dopo ci fermiamo, riflettiamo e vediamo se possiamo fare un qualcosa, devo rispettare anche il carattere esclusivo di questa macchina, perché abbiamo messo tutto ciò che sapevamo fare. Per il momento la macchina è state of the art di Alfa Romeo, e le cose che sappiamo fare le abbiamo messo sulla macchina, e quindi sì, per noi è fondamentale, un momento fondamentale. A proposito di Giulia e Stelvio, rimango su di loro perché sono prodotti importanti, che validi, ma che hanno in passato non hanno performato bene commercialmente, per un altro discorso. Non è solo una questione di prodotto, ma è una questione anche di rete, è una questione di strategia commerciale, è una cosa che spesso anche chi è appassionato di un marchio segue meno. Possiamo spiegare quanto è complesso creare una rete per un marchio premium quale Alfa Romeo, a livello mondiale peraltro? E lei ha una vision su quale può essere la per strategia? Per dire, tra di noi, essere molto trasparente, non penso che sia la rete. Perché i concessionari che ho visto in Italia, per esempio, che ho visitato, perché ho visitato il concessionario, ho visto dei ragazzi appassionati che vivono Alfa Romeo perché il papà ha fatto Alfa Romeo e fanno Alfa Romeo. No, è un'impostazione politica commerciale. Prima il valore del marchio si protegge, nel senso che faccio le macchine che sono coperte da contratti, punto. Wow, devi fare girare la fabbrica? No, devi fare girare i clienti, punto uno. Secondo, non svendiamo le macchine. Un Alfa Romeo ha un valore, scusate. Se mi dici che posso paragonare alcune macchine con alcuni benchmark, vuol dire che questo marchio ha un valore e si protegge. Quindi il pricing power non è uno strumento di vendita, è uno strumento di posizionamento del marchio. Io penso che Giulia è una fantastica macchina, si deve proteggere a livello del suo valore. Se mi metto a svendere la macchina, allora non rispetto il valore del marchio. Quindi impostazione 1, proteggere il valore della macchina, perché la cosa che mi interessa dopo è il valore residuo della macchina tra 3-4 anni. E questo per me si prepara adesso. Punto 2, qualità. Prodotto, avete visto che Alfa Romeo ha fatto un salto enorme in termini di qualità di prodotto, ma prodotto e servizi, nel senso customer satisfaction. Su questo abbiamo da lavorare. Siamo piuttosto bene nel premium, quando vedo i ranking, i primi ranking che ho visto, siamo piuttosto bene. Ma non voglio essere bene, voglio essere nel top 1.
del ranking. Quindi per noi mondialmente, Cina, Giappone, Australia, North America, Europa, l'unica strada per la Formula 1 è top 1, quality. Avendo fatto un salto sul modo di gestire i canali di vendita e sulla qualità, secondo me senza problemi avremo un impatto sul valore residuo del marchio di XY punti entro 2-3 anni. E lo vede il cliente finale, ovviamente, perché ha un impatto su il suo canone mensile quando sei in grado di dire ok, non faccio 50.000 euro di sconto perché il mio stereo Giulia vale qualcosa, ma come hai un valore residuo alla fine che si è protetto, allora il canone mensile diventa qualcosa di raggiungibile. Ma non è un problema di rete, è un problema nostro, la responsabilità è nostra. Quindi abbiamo già cominciato, si vede sul mercato, e apparentemente c'è un movimento positivo intorno a Alfa Romeo questi mesi, che vedo dappertutto nel mondo, e per il momento è positivo. E poi aspetteremo, diciamo, il prossimo prodotto nel 2022. Tema motorsport, una domanda gliela devo fare visto che è appassionato di pista e di corse. Quanto è importante il motorsport? Quanto può esserlo per un marchio come Alfa Romeo in questa fase di transizione verso l'elettrificazione? È una priorità? Non è una priorità? È uno strumento? Allora, devo dire che per il momento non sono entrato nel motorsport per il momento per Alfa Romeo perché ho avuto tante cose da fare. E la priorità mia era di lavorare sul piano prodotto, quindi abbiamo fatto questo e dopo apriremo tra poco il considerazione sul motorsport. Ma per Alfa Romeo il motorsport è stato sempre un qualcosa che fa parte dell'ADN, del DNA del marchio, punto, sempre. E quando vedo bene la Formula 1, secondo me è una disciplina tra le più efficienti del mondo. Perché se non sei efficiente nella Formula 1, non è che puoi avere nessun risultato. Quindi, secondo me, la risposta alla vostra domanda è molto sport per Alfa Romeo fondamentale. Chiaro, allora, questo è chiaro e posso dire che concordo, fermo restando che adesso ci sono tante... È difficile poi andare a capire in questa fase appunto di transizione, come dicevo prima, qual è la leva giusta anche per tornare, per riavvicinarsi magari ai giovani, per conquistare pubblico col tema dell'elettrico, dell'elettrificato, che quando si parla di passione per il motorsport è sempre un'arma a doppio taglio. Sì. Non è banale. È una partita che dobbiamo giocare con calma, valutando le cose che sono state fatte anche nei motorsport, perché ha girato alla velocità della luce verso l'electrification. Il motorsport, ho già parlato del WEC, come lo sai, che sta completamente girando ibrido. Vedo il rally che sta riflettendo su l'electrification della sua disciplina. La F1 ha fatto dei cambiamenti molto importanti a livello efficiency, a livello electrification. Quindi stiamo studiando questo universo. E controlliamo che stiamo coerente con la strada che stiamo per il momento lavorando. Non ho una visione completamente per il momento precisa e chiara delle cose che faremo, perché non era la priorità. Vedremo tra alcuni mesi come dobbiamo muoversi. Ultima domanda in conclusione: che Alfa Romeo ha scelto come auto aziendale da amministratore delegato? Stelvio, veloce, verde Visconti, okay. Bellissima macchina, mi piace da morire e mi faccio le vacanze con il mio
Stelvio in Toscana ad agosto. Bene, quindi se vedrà qualcuno uno Stelvio Visconti in Toscana, sa che magari può venire da lei a darle qualche, magari, se è un alfista, qualche indicazione, suggerimento, e magari sarà un'interazione. Assolutamente, grazie mille. In bocca al lupo per questa grande sfida, certo. E buon lavoro. Grazie mille.